Parliamo di sicurezza stradale in città. Andiamo questa sera ad analizzare dei numeri che riguardano soprattutto la Liguria e in particolare Genova. Se ne è occupata in un dossier Lega Ambiente. Questa sera ne parliamo con Daniele Salvo, appunto dell'associazione Lega Ambiente, che saluto e ringrazio. Buonasera. Ciao, ti ringrazio, buonasera. Daniele Salvo, insomma, parliamo di questi dati che sono dati pesanti: 127.000 incidenti, 1.331 morti, 168.000 feriti. Parliamo soltanto del 2019 e parliamo delle aree urbane. In questo senso, Genova è maglia nera per vittime della strada. Quali sono i punti salienti di questo vostro dossier? Esattamente, innanzitutto ti ringrazio per l'invito. Il dossier è stato presentato in occasione della giornata internazionale sulle vittime della strada. E in questo caso noi abbiamo voluto analizzare i dati che avevamo a disposizione grazie a Istat e ad ACI e è emerso un dato preoccupante. In pratica è un vero e proprio bollettino di guerra. Le aree urbane sono quelle che collezionano la maggior parte degli incidenti, siamo quasi a 2/3 degli incidenti rispetto a livello nazionale. E Genova si piazza davvero male, anche la Liguria in generale, ma Genova soprattutto è la seconda città italiana per vittime, quindi per morti e feriti sulle strade. Siamo praticamente a circa 8 vittime ogni 1.000 abitanti. Pensiamo che Bergamo, ad esempio, che è la prima Sì. città, raggiunge le 10 vittime. E quindi questo è un dato allarmante e dimostra quanto è necessario intervenire proprio sulle aree urbane per diminuire il rischio, di incidenti e abbassare il numero di vittime. Ecco, però qualcosa sta cambiando, almeno dal punto di vista normativo, perché con la riforma del codice della strada varata in settembre, comuni e sindaci hanno maggiore potere di intervento. Intanto cosa significa questo? Allora, in pratica, grazie alla riforma del codice della strada, è possibile, ad esempio, inserire dei misuratori di velocità nelle aree urbane, ma anche estendere le zone 30 e creare delle zone scolastiche, o comunque sia delle aree più protette in cui possiamo aumentare, diciamo, lo spazio pubblico a disposizione o comunque sia lo spazio pedonale protetto. In che modo? Limitando quindi la velocità a 30 km orari laddove ci sono maggiori rischi e cercando di creare dei percorsi proprio protetti, perché la pedonalità è un aspetto importante per ridurre il rischio di incidenti. Pensiamo che Genova, da questo punto di vista, è una città che ha a disposizione poco spazio pubblico pedonale, al punto che ogni abitante dispone di due fogli A4 come superficie. Proprio due fogli A4 sono è lo spazio pedonale che ha a disposizione ognuno di noi. Ecco, questo E rende bene questo è l'idea. allarmante. Ecco, voi a questo punto che cosa chiedete agli amministratori locali, visto che sono stati investiti in qualche modo di maggiori responsabilità? Noi chiediamo di intervenire abbastanza rapidamente. Già qualcosa è stato fatto con le piste ciclabili d'emergenza, che consentono ad esempio un'alternativa all'auto privata o al motorino per spostarsi in città. Però è necessario intervenire reinserendo ad esempio le corsie gialle protette, quindi potenziando il trasporto pubblico locale e aumentando anche le aree pedonali, perché molti degli spostamenti che avvengono in città con l'automobile o con la moto sono spostamenti tra un quartiere e l'altro o dalle periferie verso il centro città. Quindi se noi riuscissimo a offrire un'alternativa, riusciremmo a decongestionare la città dal traffico, ma a diminuire anche il margine di rischio. È importante pensare che le tre strade più pericolose di Genova sono Corso Europa, Via Cantore e Corso Sardegna e sono tutte e tre strade molto simili per caratteristiche, quindi sono strade con ampie corsie dedicate alle automobili. E allora bisognerebbe riuscire ad analizzare nel dettaglio i dati che abbiamo a disposizione, geolocalizzarli, quindi vedere esattamente dove avviene la maggior parte degli incidenti e a quel punto intervenire con dei progetti strutturali, proprio cambiando l'assetto delle strade per costringere gli automobilisti e i motociclisti a ridurre la velocità e ad essere più attenti. Questo chiedete agli amministratori, ci uniamo al vostro appello. Grazie Daniele Salvo di Legambiente per essere stato con noi per il suo Grazie a voi. intervento.